Idaho to see him twice, and then once back here. And when I was in Idaho, he didn't tell me all that much, but he did tell me one interesting thing that never made sense until this year, when I find out, you know, the information I'm getting is just growing exponentially. Every time I get someplace, you know, then I'm led to someplace else, and it's just so much information coming in. Anyway, what he told me was that he worked on a project, a mining machine for the moon, and this thing was being built in the south somewhere. He didn't tell me where, but, you know, I'm imagining Arkansas or Alabama, someplace like that. He said, John, this thing was so big, he said that when I finished it, he said, I have a private license. I rented an airplane just to go up and fly around to see how mammoth this thing was. And I said, well, can you give me an idea? He says, acres. I said, wow. I said, how'd they get it to the moon? He said, I don't know. And that's how projects like that work. He doesn't have a need to know how they got it to the moon. His job was to build it, you know, and they're not going to tell him any of that. That's how compartmentalization works. So tell us how the moon got where it is, because you know that the moon is a satellite that's actually a fake. Right. It's a spaceship. It was towed into orbit, I would say, 30 to 40,000 years ago. Now, the reason I say 30 to 40,000 years ago is because it's still within the history of man. Velikovsky talks about the different proselenes and the different civilizations that talked about the time when there was no moon, and then when there was two moons, and now we have one moon. This guy here, Norm Berggren, wrote The Ringmakers of Saturn. It's an excellent book. Norm Berggren is very qualified, was for 40 years a scientific part of both NACA and also Lockheed. Retired from Lockheed, I think, about 15 years ago. National Aeronautics, the predecessor to NASA. Oh, really? But when he retired, he somehow got some photos, some really good negatives of Voyager, which went by Saturn. And he set up a little lab in his house, and he started looking these. And he ended up writing Ringmakers of Saturn. And what he shows you here is what he found in the rings of Saturn is three vehicles, spaceships, the biggest of which is 31,496 miles long and 2,422 miles in diameter. We're talking about a fairly large spaceship there. Now, Norm Berggren, when he wrote this book at the beginning, it's very good. He says, now look, he says, I'm going to be talking about some stuff that is very interesting, but you can't skip a page, you can't skip a word that you don't know. You have to go from the beginning to end, or you won't understand what I'm saying. And I did go from beginning to end. Now, okay, but when was this written? This would be 1986. Okay, so it's not that old. No, and I go see Norm. And it's talking about a huge spaceship. Yeah, in the ring, in the ring of Saturn. Who built them? Yeah. We don't know who built them. But anyway. Us? No. We couldn't build anything like that. We have some amazing stuff, but we couldn't do that. Okay. No, this is somebody else. But what the interesting part in the book, and the reason why we're getting here, is because at the end of this book, he starts talking about the moon and how the moon was towed into orbit. Because the people that towed, that operate that stuff in Saturn and also Iapetus, towed the moon into orbit. And he goes into here and explains exactly why he believes the moon was towed into orbit and how it was and how they grabbed on to the Mare Orientale. Who are you saying towed the moon? Whoever. We don't know. He doesn't conjecture on who, on what alien race, for example. No. I mean, obviously it's an alien race. No. Henry Deacon, our secret source, has also substantiated that the moon was towed into orbit. But have you got an idea what alien race was responsible for that? No, absolutely none. None. So anyway, I go to see Norm 2 years ago, and in talking with him, I said, by the way, the electromagnetic vehicle
that towed the moon into orbit. Where is it now? And he said, I think it's on the backside of the moon. So when I got hooked up with Ron Schmidt, we started collecting photos on the backside of the moon when we found it. It's in the crater of Tchaikovsky. And the story of how we did it was so interesting, and how NASA covered it up. There's, you know, like six different photos of Tchaikovsky as they tried to airbrush this electromagnetic vehicle out of the picture by making it an island. But we got them. We got two really good photos. Anyway, one more thing I'm going to tell you about Norm, because we're going to get it into it. But anyway, let's see Norm. And he's not well. And he's had several surgeries. I expect any day to hear that he's passed away. He's 87. And I said, Norm, I'm thinking that the airplanes that crashed into the World Trade Center were holographs. And he said, John, you're probably right, and here's why. He said, just before I retired, I was driving down on the Bayshore Freeway to Sunnyvale, and he said, I had a friend in the right seat of the car, and he says, like it was about 8 o'clock in the morning, maybe 8:15. He said, we're driving south, and we saw this shadow, and we looked up, and here, he says, it wasn't a 747, but it was a huge four-engine airplane. It wasn't 200 feet above us. And he said, we looked out and looked at this thing. He said, of course, we're, you know, 20 miles from San Jose, you know, and 30 miles from San Francisco. There's no possible way an airplane could, you know, legitimately be flying right there. And he says, we watched it for about 10 seconds, and it went just like you turned the light bulb out. And he said, if that was a contemporary holograph, presentation of a holograph, he says, then you're right. The holographic technology is so far advanced that people just wouldn't believe it. But the other day I had a lady here that was helping Marilee on a casting program. Actually, she hired Marilee. She was from New York. She had 2 degrees from Harvard. She was just a wonderful, smart, receptive lady. And we were talking about holographs. She says, well, let me tell you. Said about 5 years ago, I was invited with about 15 other television executives into a private showing in Hollywood. And there was a little auditorium. It wasn't very big. It could seat like maybe 30 people. And it was called, the presentation was called The Future of Television. And she said, I don't remember if Steven Spielberg was there, but, you know, everybody else was. And she said it was, you know, brightly lit. And there was a stage and a podium on the stage, and we're sitting there, and this guy comes out from behind, and he's a kind of East European accent, white hair, has glasses, and he comes out and he starts telling us the history of television and how they came up with the first cathode ray tube, and how they did this, and how they did that, and, you know, he walks down in front of the stage, you know, walks up one of the aisles, he's polishing his glasses, you know, walks in front of him, walks back up to the stage, you know, and she says, it was pretty boring. She says, after about 20 minutes, he wraps it up with something, you know, and that's the history of television, and he puts his glasses on, and just like a light. Nel 1988 feci stimare la mia casa ed il perito, un appassionato di UFO, portò qui un suo amico scienziato che aveva lavorato presso il laboratorio di Los Alamos. Il perito voleva la sua opinione in merito agli UFO. In quel periodo io stavo partecipando a molti convegni. Era il 1988 e il mio nome circolava nell'ambiente. Insomma, incontrai questo signore, Bob Lazar, e lui non ci credeva assolutamente. Mi disse che lavorava a Los Alamos sull'SDI, le guerre stellari, ad un livello elevato di sicurezza. Aveva accesso ad una serie di altri compartimenti, quindi era a conoscenza di molti segreti. Mi disse che se fosse esistito qualcosa di simile, se ci fosse stata qualche copertura, lui lo avrebbe saputo.
Nei 3 o 4 mesi successivi approfondimmo la conoscenza con Bob. Gli passammo informazioni che lui controllò con persone di sua fiducia che ancora lavoravano a Los Alamos. In particolare gente dell'archivio riservato. Gli dissi che il progetto Grudge, nonostante l'Air Force lo avesse dichiarato terminato nel 1949, era ancora attivo. Grazie ai suoi amici a Los Alamos, con accesso ad informazioni riservate, Bob poteva verificare che il progetto andava avanti. Gli avevo riferito anche un'altra cosa, cioè che uno degli alieni in custodia si trovava presso un'installazione segretissima denominata YY2. Bob scoprì che a Los Alamos c'era in effetti una zona con divieto di accesso denominata YY2. Questo non voleva dire che ci fossero degli alieni, ma era una prova del fatto che io ero a conoscenza di una serie di cose piuttosto delicate. Quindi c'erano elementi a sufficienza e Bob decise di approfondire. Dato il suo altissimo livello di specializzazione, le sue 2 lauree e 2 master del MIT, Massachusetts Institute of Technology, avendo conosciuto il dottor Teller, il padre della bomba H, mandò il suo curriculum al dottor Teller, il quale poi lo convocò per un colloquio. Teller gli propose 2 posti, o presso la AGNG di Las Vegas o presso il laboratorio Lawrence Livermore in California. Bob gli rispose che voleva lavorare nell'area 51. Ovviamente non gli disse il motivo, ma il suo obiettivo era stare il più vicino possibile al luogo dove pensavamo si svolgessero gli esperimenti sui dischi volanti. Nel giro di 6 settimane venne contattato dalle AGNG, fece 3 interviste per ottenere il nulla osta alla segretezza e 3 colloqui per accertare la sua preparazione tecnica. Rimasero così impressionati che all'inizio non volevano neanche assumerlo. La prima cosa la venne a sapere il 6 dicembre 1988. Bob venne qui, come spesso faceva la sera, io stavo firmando degli assegni. Lui si sedette davanti a me ed io gli chiesi: «Allora Bob, come va?» E lui mi rispose: «Oggi ho visto un disco». Ero talmente sconcertato, gli dissi: «Cosa?» E Bob mi rispose: «Oggi ho visto un disco». Ed io: «Uno dei nostri o dei loro?» E lui: «Dei loro». Gli chiesi: «Sei andato alla base sperimentale?» E lui mi rispose: «Sì, sono appena tornato, era la prima volta». Ed io gli dissi: «Oh mio Dio, ma cosa ci fai qui allora? Non mettere in pericolo il tuo nulla osta, lavora lì per un po' e cerca di scoprire cosa succede». E lui mi rispose: «No, dopo tutto quello che hai dovuto subire, nessuno ti voleva credere e quindi voglio raccontarti esattamente quello che ho visto». E per le successive 3 ore e 47 minuti mi descrisse i particolari della sua prima visita nella zona S4 della base della ricerca del Nevada, e cioè che sì, avevamo 9 veicoli extraterrestri e generatori di energia, che aveva ricevuto informazioni sugli esseri che li pilotavano e su altri argomenti coperti da segreto. Mi disse che avevamo una base segreta sulla Luna e un'altra base segreta su Marte ed una serie di altre cose, e sembravano cose incredibili che se non avessi saputo che Bob era assolutamente sincero avrei dovuto sospettare di lui. Ma lo conoscevo ormai da tempo ed ero certo che quanto mi aveva raccontato era solo ed esclusivamente la verità. Che impressione ebbe quando entrò lì la prima volta? Sembrava tutto molto militare, non un ambiente scientifico. C'erano molti controlli, con massimi livelli di sicurezza. Dovunque si andasse bisognava essere accompagnati da una guardia armata, anche alla toilette. Tutte le porte si aprivano e si chiudevano con il badge magnetico personale. Era un'atmosfera molto oppressiva. Quante volte è dovuto entrare in quella zona prima di poter vedere il velivolo? Credo 2 o 3. Forse 2 giorni prima di poterlo vedere. Cosa ha provato la prima volta che ha visto l'oggetto? Cosa ho provato? Tornando indietro nel tempo, la prima volta che vidi l'astronave fu quando entrai nell'hangar e dissi fra me e me:
Questo spiega finalmente tutti questi avvistamenti di UFO. È un veicolo militare segreto in fase di sperimentazione e questo è quanto. In realtà fu la seconda volta che lo vidi, quando entrai al suo interno, che mi resi conto di cosa stava accadendo, e cioè che si trattava di un mezzo alieno. Ovviamente questo avvenne dopo che avevo letto il materiale informativo, e quindi lì cambiò tutto. Era una sensazione diversa, qualcosa di incombente. Mi sentivo come un intruso. È molto difficile da descrivere. Provi comunque. Sembrava, hai presente le foto di Billy Mayer scattate durante i suoi avvistamenti? Era incredibilmente simile a quelli delle sue foto, una forma apparentemente molto sfuggente, ma netta, di uno scafo discoidale. È piuttosto difficile descriverlo così senza disegnarlo, ma aveva la forma classica del disco volante. Di un tipo solo o diversi? In totale i dischi erano 9, ma io ho visto e ho lavorato a livello di retroingegneria solo su un oggetto. Erano in hangar separati e comunque tutti visibilmente differenti. Le hanno mai detto in che modo erano stati recuperati dall'intelligence della Marina? No. Assolutamente no. Molta gente ha avanzato varie ipotesi, che erano stati abbattuti o che erano precipitati, ma non sembravano danneggiati, quindi nutro seri dubbi su queste ipotesi. Ce ne può descrivere l'interno? È molto semplice. C'è un solo colore dominante, un grigio peltro. Anche l'esterno è dello stesso colore, non ci sono spigoli. All'interno tutte le attrezzature hanno una forma arrotondata, anche i sedili e gli alloggiamenti per gli amplificatori. È come se fossero stati fusi nella cera e poi modellati con queste forme curvilinee, incluse le giunture fra le pareti ed il pavimento. L'interno è essenziale, molto arioso. L'uso dello spazio non sembra affatto funzionale. Ci sono 3 ponti. Quello più basso ospita gli amplificatori montati su basi mobili. Sul ponte di mezzo, da dove si accede all'interno della nave, ci sono i sedili e gli amplificatori. E poi c'è il ponte superiore, con una sezione limitata a cui non avevo accesso. Non so cosa ci fosse. Per lei il velivolo era alieno? Assolutamente sì, alieno, non c'è dubbio. Perché? Prima di tutto, lo scopo del progetto era di analizzarlo. Se si fosse trattato di un mezzo degli Stati Uniti, non avremmo perso tempo a cercare di capire come lo avevamo costruito. In secondo luogo, per le dimensioni delle attrezzature interne, per le dimensioni dei sedili e dei materiali utilizzati, a noi totalmente estranei. E poi per il carburante, l'elemento 115, che è virtualmente inesistente. Ho sommato questi fattori alle informazioni che mi erano state fornite, in cui veniva chiaramente indicato che si trattava di un mezzo extraterrestre. Le hanno detto come funzionava il sistema di propulsione? Faceva parte del mio lavoro di ingegneria inversa, cioè capire il funzionamento del sistema di propulsione. Avevano già fatto qualche progresso, ma non so esattamente da quanto tempo il velivolo si trovasse lì, se lo stessero esaminando da 1 o 10 anni, e comunque con scarsi progressi. Il sistema è decisamente impressionante. È composto da 2 parti, dagli amplificatori di gravità e dal reattore che fornisce energia. Il reattore funziona ad annichilazione completa alimentato ad antimateria. L'annichilazione completa è praticamente la reazione nucleare più efficace che esista tra le 3, ovvero fusione, fissione ed annichilazione. Utilizza un elemento super pesante, l'elemento 115. Questa sarebbe la sua collocazione sulla tavola periodica, che sulla Terra non è stato ancora sintetizzato. A mio avviso, in alcuni sistemi stellari, questa sintesi avviene spontaneamente.
Questo elemento viene bombardato in un acceleratore di dimensioni estremamente ridotte. L'elemento che viene bombardato subisce una fissione spontanea e produce particelle di antimateria. Queste, grazie ad un dispositivo termoelettrico efficace al 100%, interagiscono con la materia gassosa e vengono trasformate in elettricità. Ora, l'efficienza al 100% per qualunque dispositivo elettrico è sostanzialmente impossibile, lo dice la prima legge della termodinamica, già che si devono verificare dispersione di calore ed altre perdite del genere, ma io non ne ho rilevata alcuna in questo sistema. È una tecnologia assolutamente stupefacente. L'incredibile quantità di energia che viene generata dal sistema alimenta gli amplificatori e come prodotto collaterale del bombardamento dell'elemento 115 si genera un fenomeno interessantissimo, cioè una particolare onda, la cosiddetta gravitazionale A. Tale onda viaggia in modo molto simile alle microonde. Viene applicata agli amplificatori gravitazionali e per mezzo della corrente elettrica generata dal reattore viene amplificata e focalizzata. Il segnale così amplificato viene reso leggermente afasico e grazie a questo è possibile attirare o respingere un qualsiasi corpo gravitazionale. Il velivolo è in grado di decollare anche utilizzando un solo amplificatore. Questa nave in particolare era dotata di 3 amplificatori e quando attiva un solo amplificatore per allontanarsi dalla Terra, utilizza la cosiddetta configurazione Omicron. Per viaggiare nello spazio la nave ruota su un lato, focalizza i 3 amplificatori su un unico punto situato ad enorme distanza, poi gli amplificatori ed il reattore vengono portati a massima potenza e praticamente tirano il tessuto stesso dello spazio. Distorcono lo spazio-tempo e lo attirano verso la nave, che così è in grado di coprire enormi distanze in un lasso di tempo praticamente nullo. La nave non si sposta in modo lineare, perché distorce lo spazio. Il tessuto stesso dello spazio e quindi anche i campi gravitazionali ed il tempo sono strettamente connessi. Quando si distorce un campo gravitazionale, si distorcono anche lo spazio ed il tempo. E queste non sono semplici teorie, sono cose che già conosciamo da molto tempo, solo che non abbiamo la possibilità di poterle verificare. Apparentemente questa civiltà lo ha messo in pratica. E voi siete mai riusciti a farne volare uno? Sono stati fatti molti collaudi, ma non al di fuori dell'atmosfera. Erano voli brevi, a bassa quota. Del resto hanno un oggetto di valore inestimabile e non intendono correre dei rischi inutili o distruggerlo a causa del campo gravitazionale terrestre o volando a quote troppo elevate. Ma ho assistito ad alcune prove al di fuori della recinzione di sicurezza e in una occasione ho visto tutto ma non più di 30 metri dal velivolo. L'oggetto come manovrava in volo? Era molto silenzioso. Si alzava generando un debole sibilo. La superficie inferiore emanava una luce azzurra, probabilmente dovuta all'altissimo voltaggio generato. Dopo un po', man mano che aumentava di quota, la luce scompariva e sembrava che galleggiasse dolcemente nell'aria per poi poggiarsi al suolo, il tutto in modo assolutamente tranquillo e quasi totalmente silenzioso. Potrebbe descrivere i documenti informativi che le sono stati forniti e il loro contenuto? Si trattava di un gran numero di documenti, circa 120 relazioni, molto concise. In pratica mi consentivano un'idea generale delle altre ricerche condotte sul velivolo, ma la quasi totalità delle informazioni, dei dettagli tecnici, riguardava il sistema di propulsione e generazione di energia, cioè il campo in cui avrei dovuto lavorare. Una piccola cupola qui sopra e una luce blu, una fiamma blu orientata verso l'alto e questa fascia sembrava tagliata a metà e era completamente illuminata. Di che colore? Bianca, tutta bianca. Brillante? Molto brillante
E la luce illuminava il fondo dell'oggetto fino al terreno. Adesso non posso essere molto precisa se la luce che si rifletteva in basso era unica, o era formata da più fasci di luce. Ma sicuramente le fiamme venivano dal basso. Che colore avevano le fiamme? Le fiamme erano rosse. Com'era il fumo? Più in alto, tutto intorno all'oggetto. Come una nebbia che si espandeva? E tutto intorno. Non lo so, però qui era luminosissimo. Si muoveva? Non posso dirlo con certezza, sembrava. L'ho visto ed era così brillante. E ho notato anche il blu e la luce in basso che splendeva. Era come uno spot. Ma l'oggetto era alzato rispetto al terreno. Insomma, che distanza c'era tra l'oggetto e la terra? Circa... Ma forse... Questi sono alberi? No, no, erano le fiamme. Stava dicendomi, scusi? Che erano circa 10 piedi. E ho pensato, oh mio Dio...
Seguiamo ora l'analisi compiuta sul video attraverso una serie di sequenze. Apparentemente mentre l'operatore sta ancora camminando, emerge la chiara immagine di un oggetto a forma di disco. È perfettamente visibile, specialmente se è esaminato fotogramma per fotogramma. Due bagliori o fiamme colorate rosse risaltano sulla sinistra dell'oggetto, illuminandone il bordo, ma sembrano comunque separate dal disco, che non sembra in fiamme o danneggiato. Al centro della parte superiore del disco c'è una costruzione triangolare simile ad una torretta. Le luci lampeggianti già presenti nel segmento precedente fuoriescono da un congegno stroboscopico che oscilla sulla sommità della torretta. Ogni flash viene poi riflesso dalla curvatura della parte superiore del disco verso il basso. La frequenza stroboscopica è approssimativamente di 7,5 cicli al secondo e ruota verticalmente, al contrario delle luci orizzontali tipiche dei veicoli di emergenza o di aerei. I flash, caratteristici di un dispositivo stroboscopico, risultano variabili, con impulsi di alta intensità seguiti da altri di minore intensità. Analisi preliminari del video dimostrano che l'oggetto ripreso è reale, stazionario al suolo e in funzione. Maggio. Scoperta di testimoni oculari, localizzazione dell'atterraggio e prelievo di campioni. Ci troviamo sul posto. È domenica, 10 maggio 1992. L'evento accadde il 18 agosto 1991. Il videotape che abbiamo appena visto è giunto da una fonte anonima, Guardian. Probabilmente fu girato da quella cresta di terreno. Testimoni oculari hanno seguito la scena dalla casa che si trova direttamente davanti a noi. Diane Lebanek era alla finestra della camera da letto al piano superiore quella notte. Osservò una serie di luci o fuochi rossi ed una grande luce biancastra. Ed una notevole attività di elicotteri, il tutto in un periodo di 2 ore fra le 22 e le 24. Abbiamo ragione di ritenere che su questa area ci siano le prove, cioè le tracce dei fuochi o dell'effetto dei fuochi, come su questi cespugli, completamente morti. Abbiamo trovato spazi erbosi dove la porzione superiore del fogliame è completamente bruciata, come per un effetto di combustione, probabilmente per un fenomeno di origine termica. Qualcosa che doveva somigliare alle fiamme che abbiamo visto nel filmato. Adesso analizziamo alcune caratteristiche di quest'area. Seguimi con la telecamera, per favore. Ecco, questo è indicativo del livello di combustione. Il nero sui ciuffi di erba. Molto secca. Potete vedere come sia fortemente disidratata, nonostante le piogge che sono seguite in questi 9 mesi. Un'altra caratteristica peculiare sono gli arbusti completamente morti, come questo, e un altro più in là, e altri un po' ovunque in quest'area. Invece se andiamo con lo sguardo un po' oltre, i cespugli sono sani e verdi, tipico della macchia di questa zona. Eccone lì un altro. E di nuovo le tracce scure, forse sono residui dei fuochi. Questa pianta mostra tutte le peculiarità di un'esposizione ad un'energia molto forte. Non so che tipo di energia, ma è certo che solo un'area circoscritta ne è stata interessata. Infatti, fuori da questa circonferenza, le piante sono perfettamente sane. Ecco, qui ci troviamo esattamente sul luogo mostrato nel video, il luogo dove avvenne l'atterraggio.
Ora facciamo una panoramica. È da lì, da quel dosso, che fu ripreso l'UFO. Ora veniamo all'ultima parte del video. Come già detto, essa era inclusa nella cassetta, di seguito rispetto alla precedente. La qualità dell'incisione sembra però peggiore. Ciò che si vede e si vedrà per 30 minuti circa è un insieme di immagini fisse, forse fotografie, che mostrano un'entità aliena del tipo genericamente noto come grigio, con grandi occhi neri, inespressivi, allungati a mandorla. La struttura della faccia presenta una sorta di sporgenza che uno dei testimoni oculari ha definito come grugno di maiale. Le immagini in sequenza mostrano una palpebra che si sta chiudendo ed altri cambiamenti nella struttura del viso. I forti disturbi nelle immagini video che mostrano le figure aliene suggeriscono un'interferenza magnetica, però non così forte da agire direttamente sul nastro magnetico, ma forte abbastanza per influenzare la velocità delle testine di rotazione del nastro, causando una distorsione nel trascinamento delle tracce. Le entità mostrano apparenti caratteristiche autoilluminanti, di colore biancastro e giallo. Le figure tendono ad ammiccare aprendo un occhio alla volta, una caratteristica nota solo a pochi ricercatori esperti di rapimenti. Falsificare queste caratteristiche richiederebbe una conoscenza profonda della biologia degli alieni. Secondo Bob Oexler, gli avvenimenti precedenti al video Guardian e quelli successivi possono essere sintetizzati nel modo seguente. Cosa accadde veramente nei campi di West Carlton? È tutto un falso, costruito in modo elaborato? O è stato l'avvistamento di un tipo di veicolo top secret, costruito dai militari ed atterrato su una proprietà privata? Oppure si è trattato di una prova più che sostanziale di visitatori di origine non umana? Visto che i testimoni di questo caso sono stati disponibili a sottoporsi alla macchina della verità e a test poligrafici, possono essere esclusi da un concorso in falso. La casa di produzione del programma Unsolved Mysteries della NBC ha speso circa 200 milioni di lire nel tentativo di ricreare gli avvenimenti raffigurati nel video di Guardian, senza però riuscire a duplicarne le caratteristiche peculiari. Anche l'analista ottico del Jet Propulsion Laboratory della NASA, il dottor Robert Nathan, non è stato in grado di provare alcuna evidenza di falso nel video. Pertanto, i ricercatori impegnati nella Guardian Investigation sono giunti ad escludere l'ipotesi di una macchinazione, per quanto elaborata. In questa inchiesta, il mancato rinvenimento di qualsiasi residuo di combustione da fiamma o da attività pirotecniche rende il mistero ancora più fitto. Le analisi video hanno eliminato la possibilità di un errore di interpretazione, frutto della combinazione di luce elettrica e dispositivi fumogeni. Secondo gli esperti in chimica pirotecnica, non c'è modo di nascondere o contraffare gli effetti a lungo termine di residui consistenti su un suolo interessato da una combustione con fumo e fiamme rosse. È quindi possibile concludere che qualunque forma di attività pirotecnica sia stata usata nel corso dei fatti riportati, essa non corrisponde né a un tipo militare conosciuto né ad altre componenti note che, secondo gli scienziati, sono necessarie al fine di produrre simili fiamme rossastre. In aggiunta alle tracce di titanio, residuo del velivolo, all'apparente esposizione delle piante a microonde, la presenza degli elicotteri e la verifica dei testimoni oculari a conferma dell'esatta localizzazione degli avvenimenti, la soluzione del mistero delle attività pirotecniche potrebbe fornire la risposta che i ricercatori hanno inseguito per decenni. Alcune considerazioni ora sull'enigmatico ed anonimo Guardian. Nel corso dell'inchiesta sono state fatte diverse ipotesi sull'identità di Guardian. Il campo dei sospetti è stato ristretto sino a determinare con buona approssimazione di chi realmente si tratta. Ma, non sussistendo alcuna prova su una sua possibile distorsione degli avvenimenti, resta il fatto che la sua scelta di rimanere anonimo ha costretto gli investigatori a puntare maggiormente l'attenzione sulle prove esistenti, invece di sfidare fino in fondo la sua attendibilità. Spesso le indagini sugli UFO tendono a focalizzare eccessivamente il grado di veridicità delle testimonianze e sui motivi che le generano,
al punto da confondere gli obiettivi principali delle indagini. In questo caso, le analisi scientifiche hanno provato di essere gli strumenti più concreti di investigazione. Nondimeno, la nostra sete di risposte al mistero Guardian rimarrà insoddisfatta fino a quando questo personaggio, seppure anonimamente, potrà rispondere alla miriade di domande sulla sua conoscenza dei fatti e delle entità che avrebbe incontrato. Bob Oexler è tornato nel distretto di West Carleton per la settima volta nel giugno del 93. Nel prosieguo delle ricerche sono state individuate altre prove concernenti la presenza di alieni in quella zona. Il 10 febbraio 93, dopo la trasmissione Unsolved Mysteries, è stato riferito un altro avvistamento nella stessa proprietà. L'evento ha colpito in particolare un'anziana signora completamente ignara dei fatti precedenti. E di nuovo, il 12 maggio 93 alle 20:30, appena dopo il tramonto, c'è stato un altro avvistamento. Questa volta un disco di colore rossastro si è librato direttamente sul luogo dell'atterraggio precedente, agosto 91, innalzandosi lentamente per poi sparire all'improvviso, illuminando le cime degli alberi sottostanti. Si è parlato di un'installazione extraterrestre nelle vicinanze e di elicotteri che scendono nella foresta in punti privi di strade di accesso. E di una possibile escalation di ostilità fra alieni e militari. Ci sono state anche segnalazioni di strane impronte di piedi lungo le sponde di un torrente vicino. I racconti dei testimoni oculari confermano l'evidenza di una serie di incontri ravvicinati con entità che avrebbero più volte tentato di portarli a bordo delle loro astronavi. L'inchiesta di Bob Oexler continua. Nel corso della nostra inchiesta abbiamo trovato altri due testimoni adulti, oltre a Diane Lebanek e i suoi bambini, che videro cosa accadde quella notte del 18 agosto 1991. La prima cosa era esaminare le strane immagini delle entità aliene con la convinzione che la prima parte del video trattava un avvenimento reale ed autentico. Abbiamo condotto un'approfondita serie di ricerche analitiche, probabilmente molto di più di quanto sia mai stato fatto per un singolo avvistamento UFO. Siamo totalmente convinti che l'evento è autentico, ma siamo rimasti con gli interrogativi riguardanti le entità. Come ho detto nel programma della NBC Unsolved Mysteries, per quale ragione qualcuno con in mano un filmato autentico ha voluto costruire immagini false di alieni? Naturalmente questa ipotesi di macchinazione non è da escludere a priori, tuttavia le nostre analisi sulle immagini, questa prima fu fornita da Guardian in un'occasione precedente, nell'89, hanno evidenziato le straordinarie caratteristiche di questa entità. Come quella specie di scudo rialzato, una maschera sul viso, soprattutto i cambiamenti che si possono notare immagine dopo immagine. Supponiamo che si tratti di fotografie fisse, di fermi immagine registrati su video. Questo entra in contraddizione rispetto ai continui sbalzi elettromagnetici che sono presenti lungo tutta la registrazione. Ma ciò che è più importante è il fatto che solo un occhio dell'essere tende a chiudersi. Entità come queste sono state osservate in alcuni casi di rapimento. Nel caso Guardian furono osservate da un testimone oculare che si trovava a meno di 20 metri dall'oggetto. Le ha descritte come entità autoluminescenti con un'emanazione luminosa proveniente dalla pelle e movenze lente come se fossero immerse nella melassa. Le caratteristiche facciali sono state descritte come protuberanti, nel senso di una sorta di muso animale. Cosa fosse, non saprei. Forse un dispositivo per la respirazione o forse ancora altro. Per il momento non lo sappiamo. Differentiation is, we're not quite sure. Could it be some sort of a breathing apparatus? We really don't know. Well,
ancora ci divertiamo a vedere se possiamo ricostruire col computer l'immagine di questo oggetto. I contorni per sovrapposizione li abbiamo delineati con un apposito programma e ora cercheremo di dire al computer come possiamo costruire l'immagine in tre dimensioni di questo oggetto e poi cercheremo di mettere l'immagine del nostro oggetto costruito col computer di sovrapporlo all'immagine reale e vedremo se ci sono delle discordanze, delle differenze o delle analogie. Ecco, in questo caso l'oggetto apparrebbe, poi lo vedremo meglio, essere una specie di piatto rovesciato i cui contorni, lo vediamo con le luci e le ombre ricostruito, con i contorni ben precisi. Rivediamo un attimo com'era l'oggetto filmato, cerchiamo ora di vedere com'è il nostro oggetto. Facciamo ancora qualche piccolo cambiamento, cerchiamo di rendere la nostra costruzione più simile possibile all'oggetto che è stato in realtà fotografato. Qui abbiamo semplicemente raddrizzato l'oggetto sull'asse orizzontale per vederne la parte inferiore, però la fotografia ancora non è perfetta. Perché? Perché l'immagine da computer non è ancora perfettamente sovrapponibile a quella reale presa in considerazione. Ecco, in questo frame sono state messe in evidenza alcune principali caratteristiche di questo oggetto. Abbiamo in alto la luce stroboscopica che si accende e si spegne con una frequenza molto elevata, una calotta tonda che è illuminata in parte dalla luce stroboscopica, un'ala tonda sia a destra ovviamente che a sinistra, che è questa, e una semisfera centrale illuminata che illumina ovviamente tutta la parte sottostante dell'oggetto. Questa è l'immagine dell'oggetto come doveva apparire a chi ha fatto le riprese. Come si può notare, si intravede la semisfera in basso e si intravede dei contorni che, ecco, potevano più o meno essere visti in questo modo da chi ha ripreso la telecamera. Si nota molto poco, come vedete, la luce stroboscopica, però un riflesso sulla calotta, come in realtà c'è, la parte inferiore è completamente illuminata e si nota questa particolare modanatura circolare che in effetti abbiamo anche nei fotogrammi a nostra disposizione. Praticamente cercheremo di mettere in sovrapposizione l'immagine dell'oggetto da noi costruito con l'immagine veramente ripresa dalle telecamere. Ancora vedendo questo oggetto da un punto di vista diverso, cioè con una retinatura ben precisa, l'oggetto apparrebbe, quindi come costruzione, essere fatto in questo modo. Vedete che i contorni sono stati apposta resi non nitidi perché non sono nitidi neanche quelli del filmato. Ora cerchiamo di fare questa sovrapposizione. Ecco, i due oggetti, li vedete, sono uno sovra l'altro, cerchiamo di evidenziarne uno prima, questo è l'oggetto ovviamente del filmato, vediamo l'oggetto da noi riprodotto. Vedete i particolari, le luci stroboscopiche, la parte della calotta che vengono illuminate, le semisfere sotto, la parte tonda e la modanatura tonda. In parole povere possiamo dire che almeno all'80% siamo sicuri di aver ricostruito un oggetto decisamente simile a quello che appare nel filmato canadese in questione. In questo fotogramma possiamo notare come ci sono dei particolari, forse molto interessanti, più che negli altri fotogrammi. In effetti possiamo notare le seguenti cose. Primo, le due mani o presunte tali dell'umanoide. Una, quella di destra, tiene in effetti in pugno qualche cosa di molto luminoso e sembra che questa fonte luminosa sia la causa della luminescenza che ha questo volto, perché si può notare che il volto è illuminato dal basso e non dall'alto.
In realtà si nota anche l'altra mano, quella appoggiata su un fianco, e si evince abbastanza bene il pollice e almeno tre dita della stessa mano. In effetti, questi due particolari, uniti a come si presenta il volto di questo presunto umanoide, fanno pensare che la luce viene dall'esterno, non è assolutamente l'umanoide a essere a illuminare se stesso con la sua luce. E inoltre si evidenzia benissimo la posizione e la forma delle due mani. Qui possiamo vedere una delle tante immagini del presunto alieno, che è stata praticamente trasformata in numeri binari per poter essere letta dal computer, e cerchiamo di vedere in un ingrandimento come appare l'occhio sinistro di questa entità. Come si può vedere, quest'occhio è particolarmente strutturato, in quanto c'è un punto nero al centro, un colore blu e poi questi colori che vanno verso il bianco, dal nero al bianco, che dimostrano che quest'occhio è strutturato come se fosse una piccola fossa. Quindi in realtà non appare come qualche cosa di piatto, non appare come un semplice buco ricavato da una superficie tonda, ma bensì appare come fosse un occhio simile a un occhio umano. Dovendo esprimere un giudizio sia pure epidermico su quello che il video in quanto tale dà, io direi questo. Se si fosse voluto costruire al tavolino un video falso, penso che lo si sarebbe realizzato in maniera un pochettino più semplice e non certamente in maniera così complessa. Meno che mai, con tutta una serie di aspetti anche cromatici, quali riscontriamo viceversa in questo corpo che non trova effettivamente una attenta identificazione effettiva. È inutile negare che un coinvolgimento emotivo c'è stato, come è inutile dire che una persona che si interessa di scienza non debba avere coinvolgimenti emotivi quando guarda cose di questo tipo. È chiaro che la prima cosa che ho pensato è che se effettivamente ci trovavamo davanti a un filmato reale, questo era un filmato molto emozionante, perché per la prima volta avevamo di fronte a noi una prova scientifica dell'esistenza di queste macchine, e la cosa che ovviamente avremmo dovuto fare era studiare questo filmato nei minimi particolari per poter ottenere tutte le informazioni, questa volta scientifiche, bypassando quello che noi pensiamo nel nostro cuore, ma veramente scientifiche, che il filmato ci poteva dare. Riassumiamo le possibili ipotesi sull'identità di Gardner. La prima, un po' remota, è che sia capitato lì per caso. La seconda, suggestiva quanto incredibile, è che la sua presenza sia stata determinata da precedenti collegamenti di tipo contattistico con alieni. La terza è che abbia svolto un ruolo coordinato in ambiente militare. La quarta, che sia stato uno strumento inconsapevole di depistaggio delle informazioni che potevano scaturire dagli altri testimoni oculari. L'ultima, forse più realistica ipotesi, è che Gardner si sia impadronito furtivamente del materiale filmato. But he did tell me one interesting thing that never made sense until this year, when I find out, you know, the information I'm getting is just growing exponentially. Every time I get someplace, you know, then I'm led to someplace else, and it's just so much information coming in. Anyway, what he told me was that he worked on a project, a mining machine for the moon. And this thing was being built in the south somewhere. He didn't tell me where, but, you know, I'm imagining Arkansas or Alabama, someplace like that. He said, John, this thing was so big. He said that when I finished it, he said, I have a private license. I rented an airplane just to go up and fly around to see how mammoth this thing was. And I said, well, can you give me an idea? He says, go to see Norm 2 years ago. And in talking with him, I said, by the way, the electromagnetic vehicle
that towed the moon into orbit. Where is it now? And he said, I think it's on the backside of the moon. So when I got hooked up with Ron Schmidt, we started collecting photos on the backside of the moon when we found it. It's in the crater of Tchaikovsky. And the story of how we did it was so interesting, and how NASA covered it up. There's, you know, like six different photos of Tchaikovsky as they tried to airbrush this electromagnetic vehicle out of the picture by making it an island. But we got them. We got two really good photos. Anyway, one more thing I'm going to tell you about Norm, because we're going to get it into it. But anyway, let's see Norm. And he's not well. And he's had several surgeries. And I expect any day to hear that he's passed away. He's 87. And I said, Norm, I said, I'm thinking that 86. Okay, so it's not that old. No. And I go see Norm. And it's talking about a huge spaceship. Who built them? Yeah. We don't know who built them. But anyway. Us? No. We couldn't build anything like that. We have some amazing stuff, but we couldn't do that. Okay. No, this is somebody else. But what the interesting part in the book, and the reason why we're getting here, is because at the end of this book, he starts talking about the moon and how the moon was towed into orbit. Because the people that towed, that operate that stuff in Saturn, and also Iapetus, towed the moon into orbit. And he goes into here and explains exactly why he believes the moon was towed into orbit, and how it was, and how they grabbed on to the Mare Orientale. Who are you saying towed the moon? Whoever. We don't know. We don't know. He doesn't conjecture on who, on what alien race, for example. No. I mean, obviously it's an alien race. No. Henry Deacon, our secret source, has also substantiated that the moon was towed into orbit. But have you got an idea what alien race was responsible for that? No, absolutely not. None. So anyway, I go. No, what's more than NACA? That. National Aeronautics, the predecessor to NASA. Oh, really? But when he retired, he somehow got some photos, some really good negatives of Voyager, which went by Saturn. And he's set up a little lab in his house, and he started looking these. And he ended up writing Ringmakers of Saturn. And what he shows you here is what he found in the rings of Saturn is three vehicles, spaceships, the biggest of which is 31,496 miles long and 2,422 miles in diameter. We're talking about a fairly large spaceship there. Now, Norm Bergman, when he wrote this book at the beginning, it's very good. He says, now look, he says, I'm going to be talking about some stuff that is very interesting, but you can't skip a page, you can't skip a word that you don't know. You have to go from the beginning to end, or you won't understand what I'm saying. And I did go from beginning to end. Now, okay, since, when was this written? This would be 19... acres. I said, wow. I said, how'd they get it to the moon? He said, I don't know. And that's how projects like that work. He doesn't have a need to know how they got it to the moon. His job was to build it, you know, and they're not going to tell him any of that. That's how compartmentalization works. So tell us how the moon got where it is, because you know that the moon is a satellite that's actually a fake. Right. It's a spaceship. It was towed into orbit, I would say, 30 to 40,000 years ago. Now, the reason I say 30 to 40,000 years ago is because it's still within the history of man. Velikovsky talks about the different Procellines and the different civilizations that talked about the time when there was no moon, and then when there was two moons, and now we have one moon. This guy here, Norm Bergman, wrote The Ringmakers of Saturn. It's an excellent book. Norm Bergman is very qualified, was for 40 years a scientific part of both NACA and also Lockheed, retired from Lockheed, I think about 15 years ago.